Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Josephus Beotti, presbiter diocesanus, martir, pastor secundum cor Christi, ammittere non dubitavit. Beati nomine imposterum appelletur, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Don Giuseppe Beotti, parroco e martire, è ufficialmente beato della Chiesa Cattolica. L'elevazione nella schiera dei santi è avvenuta oggi in cattedrale, in una solenne celebrazione presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, e alla presenza di tutto il clero piacentino e delle autorità. In questo mondo secolarizzato c'è ancora spazio per santi e beati? Soprattutto se sono dei beati che hanno la figura morale e la proposta di santità che ha Don Beotti. Abbiamo un elemento che è importante in questa storia, è quello dell'accoglienza, è quella della ospitalità. A Don Beotti non è stato chiesto esplicitamente di rinnegare la fede, ma di fatto egli è stato messo a morte perché ha accolto e ha donato. E questo oggi credo che sia un fatto molto importante, molto significativo. Don Beotti ha dato la vita, fucilato dai nazisti, per aver accolto e salvato un centinaio di ebrei in fuga. Il martirio è la forma più alta della santità. Tutte le altre forme sono subordinate a questa e magari sono intese dalla Chiesa come delle forme non cruente di martirio. L'offerta della vita, il dono della vita è elemento determinante per qualificare la santità, perché è la perfetta imitazione di Cristo, il quale ha dato la vita per noi. Una santità nata lontano dal clamore, dalle città, in un piccolo borgo di montagna dove tutto sembra essere di poca importanza, ma dove Dio è stato capace di trasformare il cuore di un uomo, mostrandogli la sua via e donandogli una virtù. La semplicità, potrei dire, come prima cosa mi viene. La semplicità di Don Giuseppe, che è un figlio della nostra terra, un povero, che non ha mai voluto essere diversamente da un povero. Ha curato veramente questo distacco dai beni, questa grande carità, e poi come sacerdote il suo attaccamento alla preghiera e la sua paternità diffusa, proprio una paternità che veniva donata a tutti.